Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Bene, oggi siamo su una nuovissima parte di Luigi's Mansion per il Nintendo 3DS. Allora, oggi andremo avanti nel gioco, però prima di andare sopra, perché c'è una tasca che devo ancora finire, andiamo per di qua, vedo che già ci sono a sto punto. E dunque, sala del biliardo. Dunque, vi voglio già comunicare che io questo video l'avevo già registrato, ma devo farlo da capo perché tutto si era scaricato, quindi perfetto. Allora, qua è qualcosa che c'è un fatto da rapido. E anche oggi l'ho chiappato. Sì, non lo so se su DS hanno facilitato la cosa, ma da quel che mi ricordo, sulla versione GameCube era abbastanza difficile acchiappare i fantasmi rapidi, ma va bene. Dunque, come potete vedere c'è un fantasma che tira le palle da biliardo. Sì, lo scopo è quello di prenderle e lanciarle addosso a lui. Perché appunto dice: vuoi sfidarmi? Ora ti sfido. Vediamo di riuscire a fare ora che qua. Un'altra pallina. Dai, è la mira, Luigi. Alleluia. Allora ti acchiappo. No, accidenti, no. Minchia, non è facile tenere l'acchiappato se quelli ci mettono 3 ore. Eccoti. Dai, voglio prenderti tutto stavolta. Ok, perfetto. Ho fatto 100 masticavoli. Jumbo di qua. Sono Piancibù. Dimmi perché piangi. Wow. Io sono Luigi, ne hai già trovati 20. Per compensarti ti dirò qualcosa di molto speciale. Ti ricordi il vaso nel quale i potere Stremilla non hanno trovato nulla? Prova a darci una tantocchiata, forse questa volta potete avere più fortuna. Ecco qua. Ecco, e qui altri soldi. Tra cui anche un altro diamante. Dunque, andiamo poi di qua perché la porta è già aperta. Cabina di proiezione. Sì, una roba che hanno tutti in casa. Ok. Dunque, si chiama proiezione, cioè vuol dire che c'entra qualcosa questo. Dunque, dietro c'è un fantasma che lo acchiappo subito. È un nato strangolatore, però è di colore viola. Quindi, ok, dovremmo avere a che fare con lui e con il gioco delle ombre. Dai. Preso. Ecco, due in un colpo. Uè, tre in un colpo, che culaccio. Preso. Dunque, prima di aprire i possieri voglio capire dov'è il bu. Qui. Tocco pulito, shampoo, cioè shampoo, vabbè. Dunque, prima abbiamo incontrato Fania Boo e ora Shampoo Boo, ok. Allora, lì c'è un posere rosso, vediamo un po' cosa contiene dentro. Un guanto. Ed è il guanto di Mario, bleh, è sudaticcio. Che schifo. Qui c'è un'altra tazza che non abbiamo neanche fatta, c'è qui. Osservatorio, dunque. Nada. Qui c'è una specie di, come si chiama, telescopio. E vediamo il cielo. Ed è anche delle belle stelle. Uè, vediamo anche la luna.
Allora, quello serve anche un passaggio per vedere la luna. Allora, come potete vedere, io sto usando un meteorite perché lo scopo per andare avanti è colpire la luna, però minchia, non è facile perché bisogna avere una mira precisa per prendere la luna, quindi mi ci vorrà un bel po'. Ecco fatto. E kaboom, la luna è esplosa. Blim 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 blim. Ecco, così possiamo prenderci la stella. La stella luccicosa. Hai trovato la stella di Mario. Wow, come brilla. Brilla come la luna. Cioè come la stella. Ok, siamo ritornati in questo corridoio dell'area 1. Questo perché qui c'è una tazza che non abbiamo ancora fatta, ma potevamo farla solamente ora che siamo arrivati nella zona, nell'area 3, neanche perché mi ho posto la chiave. Camera dei gemelli. Quindi è palese che ci non possa essere dei gemelli. A giudicare anche dal doppio letto. Dunque. Lì ci può andare rapido. E lo acchiappo. Dunque, per farli apparire, dobbiamo praticamente far girare questo coso qui. Questo lampadario tipo. Ah no, più che lampadario il coso dove sono gli elicotteri. Ah no, il ventilatore, vabbè. E tu che ci fai là, tutto soletto? Ehi, vuoi giocare a nascondino con noi? Ok, anche perché siamo obbligati. Sì, bene, ora non ci nascondiamo, aspetta fuori. Va bien. Benissimo, ora puoi entrare. Ok. E sono passate 1, 2, 3, 4, 5 scatole a caso. Ciò vuol dire che si sono nascosti in quelle scatole. Dunque, come capire dove invece si sono nascosti? Bisogna aspirarli e vedere quale scatola trema. Tipo, ecco, questo trema quindi ci posa uno. Non male, baffo. Qui c'è un altro. Ehi, non è giusto, cerca le almette, imbroglione. Ma che ca... Oh, merda. Boh, quelli mi sa che mi vogliono fare il culo, quindi... Aspri, cerchiamo di acchiapparli. Per farlo bisogna aspirare i loro veicoli e poi aspirare anche loro. Sono in due, quindi non sarà per niente facile riuscire a fare oro, perché è davvero una cosa molto difficile. Minchia. Perché c'è un gemello che ci attacca, quindi è anche difficile anche prendere uno. Dai. Dai, che sono 2 di vita, minchia. Ecco, ora qui anche per quello rosso. Dai, fermo, fermo. Eccoti. Vediamo un po' di riuscire a fare in un colpo solo, così vediamo se facciamo oro. Ok, oro. Cioè, per capire quando è oro bisogna praticamente prendere e minchia, il fungo mi ha preso. Sì, non può prendere la pella grande, l'unico che aveva la pella grande era solo il fantasmino quello rosso, quindi era lui che dovevo acchiappare per ultimo. Non c'è Mario qui. Mi chiamami Boris e termini. Ok, sei Boris di Bendy oppure sei Boris di un altro gioco? Eccoti qua, nella tazza del bambino, ma vieni qua a non rompere. Allora, qui c'è un altro postiere rosso. E c'è la scarpa di Mario. Hai trovato la scarpa di Mario? Odore di piedi, che schifo. Ok, adesso che abbiamo recuperato tutti e 5 gli oggetti di Mario, possiamo andare da Madame Clara a vista. Perché appunto ce l'aveva così trovato nello scorso episodio su cosa dovevamo farci con gli oggetti. Dunque, salve gente, siamo ritornati dopo un bel po'. Anche se sono passati solo 3 parti circa.
Ciao. Cos'è qualcosa che hai con te? Modula stasi in duccio, a Madame Clara vista. Che cos'è? Ma il guanto di Mario. Ah, è ancora tutto sudaticcio. Aspetta un momento. Ho detto Mario? Che sia quel Mario? Ah, ora capisco. Vedo tutto ora, anche prima, ma ora vedo veramente tutto. Allora sei il fratello del famoso Mario? E sei venuto qui per trovarlo? Beh, sei davvero un vero fratellino. Scusa, non rido molto, non rido spesso. Oh, arrivano gli spiriti. Venite spiriti della forza, venite spiriti della veggenza. Mostratemi le cose orripilanti che accadranno stanotte. Sfera di cristallo, simbolo del mio passato. Usa i tuoi poteri oscuri per mostrarti almeno qualcosa. Volevo dire tutto. Mostraci tutto quel che puoi. Mostraci questo Mario. Arriva la luce dei spiriti, mostraci quello che cerchiamo. Vedo il tuo Mario è in vita. Beh, non è nel mondo dei spiriti, ma questo non vuol dire che sia vivo. Scusa, caro, dov'è? Dove si trova ora? Ah, gli spiriti tacciono. Non posso dirti altro per ora, portami un altro indizio e ti parlerò di tuo fratello. Questo indizio non può dirci altro. Sì, ogni volta dovremmo andare da lei e fagli vedere gli oggettini di Mario. Quindi, invece che fare una volta, ho preferito prendere tutti gli oggettini subito. Cos'è? Ora da questo momento in poi dirà le solite frasi, tranne alcune. Ma questa è la scarpa di Mario. Strano, la suola è così consunta, come se avesse camminato per 1000 km. Vabbè, arrivano gli spiriti, venite spiriti. Fate quello che mica dovete fare e muovetevi magari. Mostraci tutto, mostraci questo Mario, la luce dei spiriti, la luce di sta minchia. Oh, Mario è imprigionato. Ma dove? Oh, dove lo tengono? Sì, un quadro. Mario gli ha intrappolato detto un quadro. La mia sfera mostra uno strano altare. Avanti, stupida sfera. Sì, sopra hai appeso il tuo Mario, in un quadro. Beh, in realtà già l'avevamo visto anche nella scorsa puntata che Mario era in un quadro. Ach, non riesco a concentrarmi. Gli spiriti non, mi abbandonano. Devo sapere di più su questo Mario e altre cose. Vediamo un po' se ci dice il futuro però, non il passato. Cos'è quel che è con te? Ma questa è la lettera di Mario, dammela, la leggerò all'istante. Tranquillo, sono una letteromante professionista autorizzata. Cosa c'è? Vediamo. Cerca i Boo Luigi. Tutto qui, non è tutto romanziere tuo Mario. Deve averla scritta tutta in fretta. Oh, arrivano. Spiriti, venite, muovetevi il culetto. Sfere di cristallo, luce della Madonna. Fai quello che mica devi fare, ma ci sto Mario perché sennò non finiamo più. Ascolta, la senti? È la voce del caro Mario. Orrore, cos'è? Un re? Re Boo? Ma che è tu Re Boo? Non capisco proprio che significhi, ma attento a Re Boo. Questo è ciò che tuo fratello vuole dirti. Oh, sì, un Boo con una corona in testa. Lo vedo, questo è Re Boo. Ecco, è lui che ha catturato tuo Mario. Beh, questo già l'avevo anche capito fin dall'inizio. Non posso dire altro. Beh, vediamo un po' quali gli altri oggetti. Cos'è quella cosa che hai con te? Modella stasi in duccio a Madame Clara vista. Che cos'è? Ma questa è la stella di Mario. Che bellezza extraterrestre. Sì, arrivano spiriti, bla bla bla. Di nuovo alle solite cose, fate quello che mica dovete fare, muovetevi magari. Ah, lo sento, tuo fratello Mario ti chiede aiuto. Cosa? I poteri di Boo? Vuoi dirci qualcosa sui loro misteriosi poteri? I Boo hanno di sicuro poteri particolari. Quando si aggruppano, la loro forza aumenta. Ma temono il tuo potere forte gastremila. Temo di poter leggere soltanto un'altra delle cose perdute di tuo fratello. Le forze mi abbandonano. Vabbè. Facciamogli vedere l'ultimo oggetto, vediamo che succede. Cos'è quella cosa che hai con te? Modella stasi in duccio a Madame Clara vista. Che cos'è? Ma è il cappello di Mario. Strano, è così pulito come se qualcuno l'avesse lavato. Scusa, a volte tendo a drammatizzare per creare atmosfera. Oh, arrivano spiriti della Vicenza. Mani che vanno a fuoco, e bla bla bla. Vediamo che succede. Ah, gli spiriti tornano a me. Vedo il tuo caro Mario.
Mi appare una scena davanti agli occhi. Che cos'è? Bowser? Come può essere? Vedo l'odiosa figura di Bowser. Bowser è forse da qualche parte in questo palazzo? Oh merda. Non ci credo, eppure lo vedo. Pensavo che Mario avesse sconfitto Bowser per sempre. Come no, guarda, nel 2017 sarà ancora vivo. Forse Rebu ha fatto tornare Bowser. Sarebbe terribile. Beh, per te. Ah no, i miei poteri svaniscono. Gli spiriti vanno via. Non posso farti vedere altro, Luigi. Ora non ho più poteri, faccio schifo. Ma ho dato voce a ciò che gli spiriti mi hanno mostrato. Ora posso tornare soddisfatta nel mio quadro. Rimandami nel quadro, Baffone, aspira tutto. Ah, finalmente posso tornare in santa pace nel mio quadro. Un mare tranquillo di olio e tempere. Grazie a te, caro Luigi. Va bene, per la prima volta prendiamo un Fantasma dove vuole farsi catturare, anche se a giudicare da come si agita non credo che vuole veramente farsi aspirare, ma va bene. Tipo quel fungo, minchia, di già. Dai. Minchia, due funghi. Ecco, finalmente abbiamo concluso questa zona dopo un bel po' di parti. Cioè, siamo entrati e non avevamo mai finita prima. Qui c'è una chiave. Dun 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 dun. Dunque, qua c'è un Boo da qualche parte. Eccoti. Sono Luigi, cioè Bucci. Ok, Bucci, fatti acchiappare. Oh yeah. Vabbè, abbiamo acchiappato anche Madame Clara Vista, possiamo andare al secondo piano, dove appunto dovremo andare avanti. Dunque, io ragazzi ho pensato che per adesso faccio un'ultima stanza e poi chiudo la parte, perché abbiamo fatto anche un bel po' di stanze oggi. Dunque, vediamo un po'. Sala trofei. Io non vedo nessun trofeo, se, a meno che non ti riferisci a questi tre cervi. Dunque, aspetta. Se non vado errato, qui da qualche parte c'è il formaggio, eccolo. Dov'è che è finito il topo, eccoti. Allora, un secondo, prima voglio vedere cosa ci sono qua. Ecco perché voglio evitare di avere il fungo mentre dovremmo acchiappare i fantasmi. Allora, qua so che bisogna aspirare i cervi per poterli attivare. Ecco qua ho un fantasma acqua. Allora, per batterlo serve il ghiaccio. Cioè, fatto ancora niente perché sono solo all'inizio. Dunque, altri fantasmi dove siete? Uno. Solo lui c'è. Eccoti, ti acchiappo. Uno. Eccoti qua, c'è anche la scimmia. Bene, è ritornata la scimmia da chissà quante parti. Cioè, è da un secolo che non la vedo più, quel fantasma ci passa. Vieni qua. Vieni qua tu. Ecco qua, ho avuto anche questa tassa qui. Qua. Il piccolo Diablo, cioè il diavolo. Il diavolo della Tasmania. No, 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 no. E vieni qua a metterti Togo altri 24 di vita. Dai. Ecco fatto, ho acchiappato un altro. Prendiamoci la chiave. Va bene ragazzi, io direi che per questa parte può finire qui. Oggi abbiamo davvero fatto molte stanze e anche fatto una buona parte dell'area. Noi ragazzi ci vediamo alla prossima parte dove finiremo l'area numero 3. Sì, perché alla prossima parte ci aspetterà un boss da affrontare, il terzo.
E poi inizieremo l'area numero 4, l'ultima area del gioco. Quindi sì, siamo già praticamente vicini alla fine della serie. Cioè, non tanto vicini, ma più o meno. Sì, il gioco non è poi così lungo, ma è comunque bello. Allora io vi saluto e noi scopriremo cosa su succederà nella prossima parte. Ciao ciao!